Rieccoci in studio. Avevamo annunciato la sua presenza all'inizio di questo nostro appuntamento. È arrivato il senatore Gaetano Quagliariello, che ringraziamo per essere con noi. Una Grazie a settimana voi. intensa, senatore, l'abbiamo vista in un sacco di trasmissioni televisive, l'abbiamo ascoltata. Era importante riaverla per fare il punto della situazione. Sono molto contento di essere qui e questa è insomma un po' una televisione di famiglia, tra virgolette. Ci fa piacere. Allora, con lei lo scambio di idee è sempre molto piacevole e democratico. Io all'inizio di trasmissione ho parlato un po' di democrazia e di libertà di informazione, che sono argomenti che in qualche modo i giornalisti, diciamo, esibiscono, però poi tante volte si scopre che non è così, insomma, non sono poi proprio liberamente e pacificamente esercitati. Cioè la libertà di informazione non ha coperto, ognuno se la tira dalla propria parte. Va bene, però diciamo che andiamo oltre, poi magari con lei anche un giorno parleremo solo di libertà di informazione. Parliamo invece di politica, parliamo anche di appuntamenti che in qualche modo godono di un'attenzione importante da parte dell'opinione pubblica. L'appuntamento di Pontida di domenica è sicuramente fondamentale anche alla luce di tutto quanto abbiamo letto questa mattina sui giornali, abbiamo visto ieri anche rispetto all'atteggiamento del ministro Maroni, che insomma pare che aspetti la data di domenica e il giorno di Pontida per capire quale sarà il futuro del nostro governo. Beh, insomma, ovviamente noi abbiamo un governo di coalizione e in un governo di coalizione se una delle forze della coalizione si sfila, il governo non c'è più, a meno che non si trovano dei parlamentari al di fuori che appunto lo appoggiano, quanto è accaduto quando Fini si è chiamato fuori. E ovviamente quando si lancia una sfida poi non ci si può poi sorprendere se la sfida la si perde. Quindi la Lega ha tutto il diritto ad avere un suo momento di dibattito interno, più che un dibattito, quella è una manifestazione nella quale c'è un popolo, diciamo, che partecipa a quanto viene detto dal palco, innanzitutto da Bossi e poi dalla classe dirigente leghista, ed ha anche tutta la convenienza a cercare di dare centralità a questo evento. In politica, insomma, la centralità e conquistare Certo. la centralità è tutto. Però se poi usciamo fuori da insomma, i giochi anche mediatici e andiamo alla sostanza, noi dobbiamo dire una cosa, che la coalizione di centrodestra in questi anni è stata in piedi in un percorso non facile, perché abbiamo gestito una crisi enorme e una crisi che ha penalizzato tutti i governi, di qualunque colore essi fossero, in tutta Europa, anzi in tutto il mondo. È andato sotto Obama negli Stati Uniti, nonostante il mito che lo ha introdotto, la Merkel, Zapatero, Sarkozy. In Portogallo abbiamo visto un cambio di maggioranza, non ne parliamo poi della Grecia, non so se ne vorrà parlare, ma non ne parliamo. Quindi in una situazione di questo genere noi abbiamo gestito con un metodo. Quello per il quale posizioni differenti si mettevano a confronto e si trovava per il possibile un punto di equilibrio. La Lega non può subire diktat, è evidente, il suo popolo non glielo consentirebbe, non può però nemmeno pensare di proporre dei diktat. Certo. Ecco, perché non è pensabile che a Pontida si parla e noi si ascolti. In realtà le cose stanno in maniera differente, cioè di fronte alle difficoltà della situazione, di fronte ai segnali che sono venuti dagli elettori, inequivocabili sia alle amministrative sia con i referendum,
c'è un confronto in atto per trovare delle nuove sintesi e per trovare delle nuove proposte. Tenendo conto di una cosa, guardi, che per tutti, per il centrodestra e per il centrosinistra, esiste una formula. Noi dobbiamo assolutamente garantire a questo Paese la stabilità, innanzitutto la stabilità dei conti. Tornerà presto di moda, basta vedere cosa accade in Grecia. Certo. E nello stesso tempo dobbiamo cercare di garantirgli la crescita. Ecco, cosa mettere dentro questa formula? Come fare ad avere stabilità e crescita? Qual è il mix? Questo è il problema che abbiamo noi, che dobbiamo indicare con chiarezza ai cittadini, ma questo è il problema anche che ha l'opposizione. Certo. Non si pensi che l'opposizione l'abbia risolto questo problema. Assolutamente sì. Inevitabilmente l'appuntamento di domenica, tra l'altro, sarà un nuovo appuntamento mediatico, perché sappiamo che tutti i network nazionali, generalisti e non, si stanno organizzando per dirette con commenti, e quindi pensiamo che anche la prossima settimana sarà sì, la c'è settimana però un delle segnale che poi appunto la Lega non vuol rinunziare a quella cultura di governo che ha acquisito per forza di cose, no? Certo. Ed è il fatto che Bossi abbia detto parlo solo io, è la prima volta che accade, vuol dire che insomma non intende nemmeno che per ipotesi qualcuno possa perdere il piede dalla frizione e ci possa essere uno slittamento. Prima di dare la parola a Lara, che ci chiede la linea, volevo chiederle un'altra cosa. Oggi dalle colonne del Corriere della Sera, Pierluigi Battista consigliava al Premier e ai suoi ministri di cambiare linguaggio per evitare al centrodestra di farsi male, prendendo ad esempio quanto accaduto tra il ministro Brunetta e una precaria. Ecco, la domanda è a lei, che invece tra tutti gli esponenti del centrodestra è sempre quello che viene ricordato come l'uomo del dialogo, ha sempre un approccio, diciamo, molto di confronto con qualsiasi parte si debba confrontare. Lei è d'accordo su quanto detto da Battista? Bah, vede, io non penso di avere su tutta una serie di temi posizioni così tra virgolette molto inclini anche al cedimento, no? Insomma, vengo ricordato per un intervento in aula sul caso Englaro, nel quale non le mandai a dire e non mi comportai come un sepolcro imbiancato. Quindi credo che ci sono dei momenti, a Roma si dice quando c'è vo, c'è vo, però al di là appunto di questi momenti, io penso che le buone ragioni, quelle forti, non hanno bisogno di essere espresse con toni elevati. E penso anche che se si rappresentano i moderati o si ambisce a rappresentare i moderati, bisogna avere anche uno stile moderato, certo, perché anche dallo stile ci si riconosce. Quindi sotto questo aspetto, se Battista sosteneva questa tesi, io devo dire sinceramente l'ho occhieggiato l'editoriale. Poi sono stato attratto più dall'altra colonna, quella dove c'era l'editoriale di Ferrorelli. Però sono d'accordo. Dalla redazione ci chiede la linea Lara Torres, che al web probabilmente ci sono delle domande, sì, o c'è qualche osservazione? Ci sono delle domande per il senatore, spero ci sia tempo. Allora, la prima è quella Diamone una e poi capiamo se c'è tempo. Va bene. La prima è quella di Maria Rosa, che chiede: le voci insistenti sono quelle dell'imminente caduta del governo. Lei, come uomo di destra, rappresentante del principale partito di governo, crede che ce la farà Berlusconi a restare in sella? Ma guardi, è evidente che questo è un momento nel quale si possono esprimere delle opinioni, non ovviamente delle certezze. Maria Rosa poi questo mi chiede. Io credo che il 21 e il 22, il 21 e il 22 ci sono dei dibattiti su delle informative del governo, prima al Senato e poi alla Camera. Diciamo così, praticamente si tratta di due dibattiti sulla fiducia al governo. Io sono convinto che insomma il governo non andrà in crisi. Sono
convinto di questo perché vedo che negli ultimi giorni si sono mosse molte posizioni per cercare di ricostruire quel centro di gravitazione permanente che si era un po' smarrito, perché insomma, si era inclinato un po' il rapporto tra Tremonti e Berlusconi, il rapporto tra la Lega e Tremonti, certo, e anche tra lo stesso Berlusconi e Bossi. Insomma, c'era anche il sospetto di qualche possibile nuvola. Tutti hanno fatto dei passi. Ecco, aggiungo una cosa come esponente di maggioranza, che ovviamente io sono convinto che questo governo in questo momento sia, diciamo, la soluzione migliore per il Paese, ma non vorrei un governo che duri per durare. Vorrei un governo che il 21 e il 22 parlasse chiaramente ai cittadini e dica con chiarezza quali sono le riforme che intende fare in questo momento, iniziando dalla riforma fiscale. Infatti era proprio questa. E ripeto, io dico, noi ci accorgeremo tra qualche giorno, magari ci rivediamo, la stabilità e la stabilità dei conti torneranno di moda. Perché in realtà quello che sta accadendo in Grecia è veramente in tutta quanta Europa ed è qualcosa di, tra virgolette, spaventoso. E forse ci ricorderemo, avremo il tempo di rivalutare che questo paese che aveva, diciamo così, delle premesse molto peggiori di tanti altri, in questa crisi ha retto. E quando si dice cresciuto poco, vorrei che si dica però anche un'altra cosa. Questo paese è quello che ha aiutato di più i più deboli, perché in Germania, si cita tante volte, e non c'è un parallelo possibile tra la Germania e l'Italia, è un'altra dimensione. In Inghilterra, si sono tagliati i salari. Noi invece abbiamo creato degli ammortizzatori sociali per coloro i quali pagavano di più la crisi, che non hanno termini di paragone possibile in Europa. Tutto questo certamente ci è costato qualcosa in termini di sviluppo. Vanno fatte delle correzioni, ma non è pensabile né che si abbia sviluppo in deficit, perché avere sviluppo in deficit vuol dire che il nostro sviluppo e il nostro benessere lo pagheranno i nostri figli. E i nostri figli, come ha ricordato anche il Presidente della Repubblica a Natale, sono già i più sfortunati dell'ultimo periodo. Sono più sfortunati di noi, perché è la prima generazione che non ha la certezza di stare meglio della generazione che l'ha preceduta. Diventa un fatto di immoralità caricarli anche di una nuova crescita che avviene sulle loro spalle. Quindi la crescita ci deve essere, ma deve rispettare la stabilità dei conti. E questa non è solo una condizione politica, è una condizione di moralità politica. L'ultima domanda, almeno per quanto mi riguarda, è proprio attinente alla riforma del fisco. Ecco, lei pensa che si potrà fare? Ripeto, non si può fare in deficit, ma si può fare. Si può fare come? Non soltanto, diciamo, rivedendo le aliquote e quindi facendo delle ripartizioni. Ma io penso che in Italia ci sono molte spese improduttive che ancora si possono tagliare. Bisogna identificarle, non tutto quello che viene dato come contribuzione è di per sé negativo, ma ci sono alcune cose che possono essere considerate dei privilegi e nel momento in cui si tagliano queste cose, un margine per avere una riforma a invarianza di gettito che però veda una rimodulazione delle aliquote verso il ribasso e che quindi dia un po' di sprint, bisogna farla. Non è la bacchetta magica, non è qua tutti cercano di tirare il coniglio dal cappello. Quando ci sono situazioni di difficoltà in una famiglia si stringono le cinghie, si mette certamente qualcosa a regime e piano piano si riparte. Il paese è un po' come una grande famiglia.
Io la ringrazio. Antonio, tu hai una domanda per il senatore? No, non so se ci sono ancora domande dalla rete. Mi interessava conoscere il pensiero del senatore a proposito invece della politica regionale pugliese. La giunta ha aumentato l'IRPEF, ha chiuso alcuni ospedali, eccetera, eccetera, eccetera. Spesso si cade nel luogo comune della polemica, della critica rispetto a queste decisioni, ma forse anche queste sono decisioni calibrate rispetto al periodo economico che stiamo vivendo? Insomma, la crisi non la vive solamente il governo centrale, è anche dei governi locali, dei governi regionali. Anche qui io credo che ci sia però un problema di moralità politica, in due sensi. Uno, che le cose che lei ha detto sono tutte cose che questa maggioranza aveva affermato in termini altisonanti non avrebbe fatto, sapendo che in qualche modo era pressoché impossibile. Quindi innanzitutto questo. In secondo luogo il tentativo di scaricare alcune di queste responsabilità sulle spalle del governo centrale. Tutte e due queste cose non sono morali in termini politici. La situazione della sanità si conosceva perfettamente. Come la sanità è stata gestita in Puglia, ancor prima che essere un capitolo, diciamo, di giustizia penale, è un capitolo sul quale va dato un giudizio politico. È stata gestita in maniera clientelare e la salute è servita affinché si rafforzasse una determinata parte politica. Questo io credo che vada stigmatizzato, questo ha portato ora alla necessità della chiusura di alcuni ospedali. Infine l'ultima, la consultazione referendaria ha detto chiaro e tondo al centrodestra quello che non va, ma lei è convinto che in realtà questa massiccia partecipazione sia un incitamento a cambiare anche al centrosinistra, perché altrimenti si rischia di non aver capito la lezione del 13 e 14 giugno? È stata una vittoria soprattutto dei movimenti, hanno utilizzato moltissimo la rete. Io credo che le consultazioni referendarie sono di per sé trasversali. È ridicolo pensare che qualche partito abbia vinto e qualche partito abbia perso. Io penso che moltissimi elettori del centrodestra hanno votato sì ai referendum. Chi ha perso e chi riteneva che quei referendum fossero o superflui o fossero sbagliati, come il sottoscritto. Perché io ritenevo e continuo a ritenere che due di quei referendum si potevano anche non fare, cioè quello sul nucleare e quello sul legittimo impedimento. Perché? Perché il nucleare era stato già abrogato di fatto. Questo, diciamo, è stato un referendum sulle future intenzioni. E il legittimo impedimento è una legge che va via tra qualche tempo. Mentre invece ritengo il referendum sull'acqua un referendum sbagliato. Su questo poi magari un'altra volta. Mi piacerebbe anche aprire un po' un fronte con i cattolici che hanno votato sì. Perché allora, se passa, mi faccia dire solo questa cosa, infine. Se passa il criterio che per certi beni il massimo garante è il pubblico e non la concorrenza che fa venire fuori che cos'è meglio, per quale motivo questo discorso che si è fatto sull'acqua, sulla distribuzione dell'acqua, no? Perché l'acqua rimaneva sempre un bene pubblico, non vale anche per le scuole o per la sanità? E allora ci ritorneremo e partiremo proprio da questa domanda. Grazie senatore per essere stato con noi.